Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una MUA e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Dopo il successo di Sono Fantastici, ma nessuno ne parla, assolutamente inaspettato, ho pensato perché non girarlo al contrario, ovvero tutti i prodotti di cui la beauty community parla, esaspera, vediamo veramente ovunque girare da anni e che a me non sono affatto piaciuti, e fidatevi che ce ne sono. Qualcuno diciamo che è un evergreen e qualcuno è una new entry, potremmo anche già considerarlo come bocciato. E sono anche qua per dirvi di non prendervela assolutamente sul personale. Se dovessi beccare un prodotto che a mio malgrado è un prodotto che io non apprezzo particolarmente e voi magari lo apprezzate invece moltissimo, è uno dei vostri prodotti preferiti, lo amate alla follia. Come vi dico sempre, i prodotti sono estremamente soggettivi, siamo tutti diversi, con gusti diversi, con corpi e pelli diverse. È totalmente la mia opinione personale, il mio gusto personale, e andiamo avanti. Prima di cominciare il video, se siete appena arrivati, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Potete attivare la campanellina che vedete nel link dove c'è scritto iscriviti e attivarla su tutte le notifiche in modo da essere assolutamente sicuri di ricevere una notifica ogni volta che io pubblico un video. Settimanalmente pubblico un video il mercoledì, prima riuscivo a pubblicare anche la domenica, ma è un periodo per me a livello lavorativo molto molto pieno e non riesco a seguire la programmazione come vorrei, ma il mercoledì è il nostro appuntamento fisso, e se siete così bravi e affezionati che se vi siete già iscritti al canale, come al solito potete dirmi la vostra opinione qua sotto nei commenti, mi raccomando, in modo sempre gentile ed educato, ma vedo che ho una community veramente molto gentile, aperta ed educata. Anche se non siamo d'accordo, mi raccomando, rispettate sempre lo spazio degli altri, anche se questo è uno spazio virtuale. Vi ringrazierei tantissimo se poteste supportarmi mettendo un mi piace, magari anche alla fine del video, vedetevelo tutto. Ma ricordatevi che è uno dei mezzi di supporto che mi aiutano di più in assoluto, ve lo assicuro. Sicuramente uno dei primi prodotti più famosi, più menzionati e più conosciuti dalla beauty community è l'Epic Ink di NYX. Questo qui è un eyeliner super low cost che viene veramente mostrato praticamente in ogni video in cui ci si trucca in maniera low cost, quindi in maniera economica. È un eyeliner in penna che va scosso un attimino, la punta è fatta in setole e non in feltro, e questo alcune persone apprezzano particolarmente l'eyeliner con una punta in setole perché può dare un'idea di una gestione migliore, mentre l'eyeliner in feltro purtroppo delle volte tende a seccarsi in fretta perché l'eyeliner in feltro è formato da una microspugnetta che delle volte, se non ben imbevuto o se non lasciato a testa in giù, tende a disseccarsi in fretta. Ora riceverò una caterva di pomodori, lo so già, ma a me, ragazzi, questo eyeliner qua ha deluso tantissimo. L'ho acquistato quando ho aperto il canale e sicuramente per i vecchi di voi, ma proprio i vecchissimi che guardavano i miei video inizialmente, in cui giravo ancora nella mia cameretta, avranno assistito in diretta alla scena in cui l'eyeliner dalla punta ha cominciato a gocciolare prodotto in eccesso ovunque, mi ha finito sulle gambe, sulle cosce, sulle mani, ovunque. Un miracolo che non mi siano macchiati i vestiti. Un eyeliner assolutamente molto nero, ma la formula è talmente liquido, è estremamente liquido, che ha iniziato a colare e a fuoriuscire dal prodotto. Non è la prima volta che sento di questo problema, che credo sia un problema legato al packaging del prodotto, ma sinceramente, anche se è un eyeliner che mi costa 10 euro, ragazzi, sono 10 euro buttati, perché per me non esiste che un eyeliner faccia un lavoro del genere. Io di eyeliner ne ho provati tantissimi e questo qua di NYX in particolare è il primo che mi ha creato questo problema e che mi si è praticamente esploso in mano. Nessun eyeliner mi ha mai fatto questo lavoro, quindi non capisco perché tutti ne parlano e sia un prodotto così osannato quando questa problematica del packaging non è una cosa da sottovalutare. Sì, sicuramente è un eyeliner abbastanza performante, mi ricordo comunque che aveva un buon tratto, questo lo ammetto, ma non può
rompersi il prodotto magari all'interno del beauty, all'interno della mia trousse. Nella mia situazione attuale viaggio tantissimo avanti e indietro tra casa mia e casa del mio ragazzo, dormo un po' lì e dormo un po' a casa e mi porto praticamente tutti i miei trucchi personali all'interno di una trousse. Non vorrei immaginare se si fosse mai rotto l'eyeliner all'interno della trousse, che cosa avrei dovuto gettare via tutto e avrei sclerato e tolto nero per giorni. Un altro prodotto relativamente recente, è uscito inizio anno e ho avuto modo proprio di acquistarlo, ma in questo momento non ve lo posso mostrare perché non ce l'ho più, l'ho regalato, non è più in mio possesso e sto parlando del famigeratissimo e famosissimo correttore di Kylie. Questo qui che potete rivedere nei video di 6 mesi fa, perché era inizio anno quando l'ho acquistato. È stato un correttore che io ho bramato fin dall'inizio, da quando è uscito, da quando sono uscite le prime foto pubblicitarie, perché altri youtuber che ne parlavano e dicevano veramente che fosse il correttore della vita, che per pelle mista andava benissimo, che per pelle grassa andava benissimo, che poteva essere usato per il contorno occhi. Raga, no, è pura malta. Pura malta, perché era un correttore che su di me personalmente creava un effetto pesante. Forse era più adatto per le zone del viso, ma sulla zona del contorno occhi per me assolutamente no, perché andava veramente a seccare tantissimo. Io ho un contorno occhi normale che ogni tanto tende a seccarsi un pochettino, ma nulla di così trascendentale da poter essere così aggravato dalla formulazione di un correttore totalmente secco. Ecco, ho visto che alcuni ne escono pazzi, lo adorano. Io ultimamente non ne sento più parlare e sono passati 4 mesi. Ok, che ormai il prodotto è considerato vecchio e non è assolutamente vecchio perché è uscito 4 mesi fa. Ma evidentemente, d'altro canto, non è un correttore così portentoso per quanto mi riguarda. È portentoso il Bare With Me di NYX, che costa nulla ed è veramente un correttore ottimo. Mentre questo qua costa più di 20 euro, è un correttore con dei sottotoni molto strani. Anche il fondotinta non mi ha fatto impazzire, sto cercando ancora di capirlo. Sto cercando più volte di stargli dietro, di dargli più chance, ma il fondotinta ancora riesco a farlo funzionare, mentre questo correttore qua era veramente pessimo e orrido. Non esiste che un correttore mi vada a segnare lineette e rughette che non ho, perché ho ancora un contorno occhi tendenzialmente giovane. Non ho capito tutto questa hype, tutta questa FOMO verso questo correttore, che è un correttore sì che copre. Io non ho trovato assolutamente nessun effetto levigante, come si va dicendo, anzi, era un correttore molto asciutto, molto pastoso. Trovavo che avesse più una funzionalità verso magari micro imperfezioni, micro macchiette, brufolini, piuttosto che il correttore della vita che ti va a levigare il contorno occhi è super elastico. No, su di me disidratava a bestia. Fatemi sapere durante il video nei commenti, potete fermarvi anche un attimo e scrivetemi se conoscete qualcuno di questi prodotti qua e come vi siete trovati voi, perché voglio capire se effettivamente è solo un mio problema oppure è un problema comune. Un altro prodotto storicone che veramente ha aperto le porte del make-up e l'ho acquistato anch'io tanti anni fa, ma non ce l'ho più. L'ho utilizzato abbastanza perché ricordo di averlo utilizzato, ma col senno di poi da truccatrice su di me era puro orrore il primer potion di Urban Decay. Partiamo dal fatto che quello sia un primer, almeno questa versione qui, estremamente sticky, ovvero che da come me lo ricordo io, da come mi ricordo quella formulazione, fosse un primer con con un leggerissimo colorito, quindi andava leggermente a uniformare la palpebra. Su Dark Skin, per quanto mi riguarda, era un vero disastro perché andava ad ingrigire veramente tantissimo. E per me, che ho una palpebra, vi ripeto, normale, nulla di che, ovvio, dopo
qualche ora i prodotti tendono ad accumularsi nelle pieghette, ma ahimè, ma non ho nemmeno un occhio incappucciato o un occhio normale grande. Ricordo benissimo quanto mi andasse a seccare, quanto mi andasse a creare proprio questo effetto craquelé, proprio quell'effetto incartapecorito della palpebra osceno e che i prodotti tendessero a farmi tantissima macchia. Sì, ricordo perfettamente che forse ne mettevo troppo e ricordo anche di aver diminuito le dosi, di metterne proprio un puntolino per farmelo funzionare. Ma su di me era vero e proprio orrore. Col senno di poi, sicuramente un primer del genere sarebbe molto più adatto su una palpebra estremamente oleosa. Io, ad esempio, per lavoro mi trovo benissimo con il NARS, non ve l'ho mai mostrato qua sul canale perché è un prodotto che utilizzo solo per il mio kit makeup, ma quello è effettivamente un primer straordinario. Sulle mie clienti, sulle spose, dura tutto il giorno, gli ombretti non vanno da nessuna parte. Se poi create una base con un prodotto in crema, con un matitone, con un ombretto in crema, vi dura veramente fino a 3 giorni. Questi sono prodotti che io apprezzo. Il primer potion, diciamo che anche come primer per gli occhi, secondo me è arrivato ad un livello un po' obsoleto, nel senso che sicuramente ci sono formulazioni migliori di nuova generazione, mentre quello rimane un pochino belle époque del make-up, ecco, sicuramente una formula di più di 10 anni fa va un pochettino rivista, mentre ci sono formule di make-up sicuramente che sono perfette così, ecco, il primer fixer di MAC è un prodotto estremamente riuscito, super performante, mi hanno cambiato la formulazione dei rossetti MAC. Perché? Il prossimo prodotto di cui vi volevo parlare è un prodotto low cost che ricordo veramente quando è stato lanciato, il web è impazzito, siamo tutti impazziti per questa formulazione che inizialmente era una formulazione assolutamente speciale, paurosa, cioè una formulazione di rossetti così a lunga tenuta mai vista nella vita e credo che sia tuttora una delle formulazioni di rossetti più durature, ma allo stesso tempo assolutamente sconfortevoli, disagianti che io abbia mai provato, i Maybelline Matte Ink. Questi rossetti qua, ragazzi, io ne ho ancora uno, ma è vecchio veramente come il cucco. Anzi, ve lo prendo. È il mio unico matte ink che avevo comprato nella colorazione 70 Amazonian quando ancora negli anni 2017 andavano di moda, io ancora dovevo fare la make-up artist, quindi questo è più che morto, vedeteci anche, non è nelle migliori delle condizioni. La profumazione è ancora questa profumazione un po' di caffè, quindi qualcosa di dolcino a base di caffè c'è ancora. E ragazzi, questo se cercate un prodotto che vi duri veramente tutto il giorno e che sia super scrivente, sicuramente fa per voi, peccato che siano veramente il demonio. Se avete le labbra un minimo, ma veramente un minimo screpolate, questa roba qua vi va, diventa ultra matte e vi va a togliere l'acqua anche dall'interno dei tessuti perché veramente è una formula allucinante, allucinante la durata perché è una delle cose più resistenti di questo mondo, il disagio nel parlare, quando eravamo tutte in fisse con queste tinte matte, con questi rossetti matte che ti facevano appiccicare le labbra, mentre ora io prediligo solo formulazioni cremose e morbide come quella che sto indossando in questo momento. Formulazioni di questo tipo io le trovo veramente improponibili e importabili. Ok, la lunga durata, ok, tutto quello che vuoi, ma io voglio anche il comfort. E resistevano anche al cibo, cioè questa qui veramente penso che tutte almeno una volta abbiamo comprato uno di questi toni. Che per me sono assolutamente improponibili. Ho quasi pensato di inserirli all'interno del mio kit sposa, poi ho detto no, assolutamente no, non posso proporre una roba del genere, uno perché le mie spose si meritano prodotti di una certa gamma, mi pagano una certa cifra. Il make-up sposa è un bene di lusso e quindi è giusto anche utilizzare prodotti luxury, ma questo è un altro discorso.
Questo tipo di formulazione qua la trovo obsoleta, carina per gli anni che ormai sono passati, tantissimi bei ricordi a livello di armocromia lasciamo perdere, ma è un prodotto che a me personalmente fa orrore. Questo genere di prodotto è adatto sicuramente se non avete problemi di disidratazione alle labbra, non vi dà fastidio che le labbra si appiccicano. La parte labiale sopra con labiale sotto è un prodotto che va bene se cercate un prodotto che vi duri veramente dal mattino fino alla sera che tornate a casa, che ve lo mangiate a pezzettini, ma comunque rimane lì. Per me questa è una cosa che no, non ha molto senso, preferisco andarmi a riapplicare il prodotto anche per una gestualità che a me personalmente piace, ma utilizzare un prodotto del genere, ora vedete, è diventato quasi del tutto matte, non ha molto senso, ecco, non cerco una durata così estrema. E anche i nuovi fratellini, ovvero i Vinilink, ne avevo acquistato uno a fine anno scorso, l'ho già regalato perché era veramente, a parte il colore che per me era cannatissimo, era troppo chiaro, non era comunque una formulazione, sempre comunque rimaneva sempre un po' spessina, un po' presente comunque sulle labbra, mentre preferisco avere o una formulazione emolliente o veramente una formulazione poudré. Siamo arrivati all'ultimo prodotto di tutta questa lista, non lunghissima, ma questi sono i maggiori che mi sono venuti in mente al momento. E quest'ultimo è un prodotto veramente recentissimo, uscito veramente anche lui da pochissimi mesi. E l'ho visto sponsorizzato ovunque anche lui. L'ho visto abbastanza mostrato, abbastanza apprezzato. È economico e mi sono detta perché non provarlo anche noi. Volevo provare un mascara nuovo e ho acquistato il L'Oreal Panorama. Veramente visto ovunque, c'è stata una settimana veramente che lo vedevo, avevo la nausea di questo mascara. Questo per farci capire quanto ci bombardano. I contenuti beauty ne guardo tanti e sono sempre gli stessi. E il mascara si presenta con questo scovolino qui ad albero di Natale, con tutte queste setole dentellate a silicone, quindi non è il classico mascherino in feltro. E io ero presa benissimo perché ho detto: wow, questo genere di scovolini su di me fa tantissimo, mi volumizza le ciglia, me le acchiappa tutte, mi fa proprio quell'effetto di ciglia pettinate, incurvate, liftate che io adoro. No, raga, è veramente un disastro. Le mie ciglia le rende veramente insipide, le rende normali, non le valorizza, non va a creare volume o questo effetto mille lash pazzesco. Ma c'è un ma, utilizzandolo in un video di circa un mesetto fa, in cui vi mostravo un trucco su pelle matura. Ho utilizzato sulla mia modella questo mascara qua e devo dire che sulle sue ciglia, che sono delle ciglia comunque mediamente buone di base, ma comunque cortine, ma spesse, perché c'era comunque una cicciosità di base, è stato veramente pazzesco. Io sono rimasta scioccata da questo mascara qua su come lavori benissimo su quel genere di ciglia. Un po' spessina, folta, ma allo stesso tempo un po' corta. Questo mascara qua potrebbe piacervi molto. Su delle ciglia comunque come le mie, che sono abbastanza buone di base, abbastanza lunghine, no, non fa nulla. È stato abbastanza deludente, nel senso che su di me più o meno tutti i mascara dovrebbero riuscire a funzionare bene o male e a fare qualcosa, mentre che un prodotto del genere, oltretutto l'avevo pagato 14-15 euro, non proprio pochissimo, non ha dato assolutamente né minimamente un risultato che io speravo o che si avvicinasse quantomeno alla decenza. Quindi, per quanto mi riguarda, tutti elogiano questo mascara, ma per me è assolutamente horror. Non so quanto ci abbia messo a girare questo video, sicuramente non è un video super super succoso di cose, ma ci tenevo a dirvi la mia su questi prodotti qua, che sono dei prodotti comunque che si sentono nominare molto spesso, prodotti anche molto famosi, e ci tenevo a dirmi che su di me sono un vero e totale flop. Arrivati alla fine del video, vi invito a farmi sapere la vostra qua sotto, fatemi sapere come vi siete trovati col mascara, con le tinte Maybelline. Vi ringrazio tantissimo se siete arrivati a guardare tutto il video. Nel caso, che emoji potremmo mettere?
Non mettiamo nessun emoji con oggi, non mi viene, non sono nel mood, ecco. Se avete visto tutto il video fino a qua, vi ringrazio tantissimo. Grazie per tutta la compagnia che mi fate, per i bellissimi commenti che mi lasciate sempre qua sotto. Spero di avervi potuto tenere altrettanta compagnia mentre vivete e fate le vostre cose. Per questo video è tutto, alla prossima!